Ciao a tutti ragazzi, sono Aloha ed oggi volevo fare il video acquisti di febbraio 2016. Iniziamo subito con i recuperi per Star Comics. Ho finalmente terminato il recupero di Fairy Tail, per il quale ho acquistato questo mese volumi dal 42 al 45, che appunto è l'ultimo uscito, e devo dire che vabbè, nello specifico questi volumi non mi hanno sorpreso troppo, si attestano sui livelli medi di Fairy Tail. Più che altro sono appunto contento di aver terminato questo recupero perché andava avanti da ormai 2 anni e insomma sono molti volumi e sono contento di averli recuperati tutti. Facendo un discorso invece più generale, cioè tirando le somme, devo dire che è una serie che consiglio solo a chi magari vuole leggere qualcosa di leggero e poco impegnativo. Un'altra serie che ho recuperato incredibilmente questo mese è stato sempre per Star Comics, tutto Hitman Reborn, volumi 41 e 42, appunto. Gli ultimi volumi del manga, di cui però ho letto soltanto il 41, quindi non posso esprimermi sul finale, che però molto sinceramente, avendo anche letto il 41, penso che difficilmente, dipendentemente da quello che ci sarà sul finale, il mio giudizio possa cambiare relativamente a questa serie, che secondo me è stata un po' troppo altalenante, anche per certi aspetti un po' ripetitiva, ma in generale l'ho ritenuta comunque abbastanza godibile, però non ci tengo troppo a consigliarla, ecco, diciamo pure così. The Seven Deadly Sins volume 12, che io attendevo da molto, più che altro perché il manga si era praticamente fermato, eravamo rimasti al volume 11 da veramente tanti tanti mesi, e finalmente è uscito questo volume 12. Mi è piaciuto parecchio, penso sia uno degli shonen più interessanti degli ultimi anni, assolutamente, e malgrado comunque le premesse fossero tutto sommato normali, comunque niente di straordinario, in realtà la serie si sta sviluppando veramente veramente bene. Capitan Tsubasa volume 21, anche in questo caso ultimo volume di serie, che io ho reputato sempre divertente e consigliato anche solo per la sua importanza storica, insomma, un classico sicuramente intramontabile, però devo dire che dal finale io mi aspettavo qualcosina di più, cioè, nel senso, per quanto riguarda la serie in sé, tutto sommato non è che potesse finire troppo diversamente, però secondo me spuntano fuori alcune cose che, insomma, precedentemente poco erano contate, quindi non me le sono spiegate molto bene, però per il resto io la serie la consiglio sempre perché appunto è fondamentale per quanto riguarda il panorama degli Spokone, quindi secondo me è sempre una serie da consigliare. Suzuka volume 14, una serie che ormai è una certezza, per me infatti è sempre una serie di colpi di scena a non finire ed è sempre un piacere leggerla, io la consiglio ormai da tempo, quindi non penso ci sia da aggiungere altro. World Trigger volume 3, volume con cui decido di droppare la serie perché di fatto non l'avevo iniziata con troppe speranze o con troppe aspettative, però tutto sommato come minimo pensavo di portarla avanti, invece questi primi 3 volumi veramente non mi hanno detto nulla di che, se non appunto di una storia tutto sommato abbastanza fragile, personaggi vuoti e veramente piattissimi, e soprattutto un atteggiamento dell'autore in cui emergono tutte le inesperienze del caso, perché comunque se non sbaglio questa è la prima opera dell'autore e devo dire che è una cosa straordinaria perché di fatto sta avendo molto successo in Giappone, quindi possiamo dire che è un ottimo inizio da questo punto di vista, dal punto di vista del successo, però fondamentalmente si vede che l'autore non è particolarmente talentuoso e appunto manca anche la parte dell'esperienza, e questo perché non è ammissibile, secondo me, che nel terzo volume di una serie che tutto sommato non è forte per quanto riguarda la trama e i personaggi, come ho detto, sono anonimi, non è possibile che ci vengano propinati così tanti discorsi. Lo so che il mio può sembrare un discorso relativamente poco importante, però secondo me se si vuole iniziare una storia, soprattutto se parliamo di uno shonen, di uno shonen per lo più di azione, di genere appunto incentrato su quello, secondo me la cosa migliore da fare è fare un inizio leggero e non un inizio così serio, così discorsivo, insomma. Guarda caso la maggior parte degli shonen di successo, relativamente a questi generi, diciamo, iniziano per lo più in maniera un pochino leggera, poco impegnata. Secondo me qua l'autore ha effettivamente sbagliato il suo approccio e appunto principalmente per questo ho deciso di abbandonare l'opera. Blema di Rotto Perfect Edition, ultimi 2 acquisti per Star Comics, volumi 4 e 5. Che dire, la serie rimane
secondo me piuttosto piacevole, è molto scorrevole, anche più dell'inizio se posso dire, però io persisto su questa cosa che i personaggi non possono essere questi in una storia di questo tipo, nel senso che dei personaggi ben caratterizzati in un manga fantasy, in un manga tutto sommato anche abbastanza leggero, fanno la differenza, e qua purtroppo di personaggi che fanno la differenza, di personaggi carismatici, di personaggi che rimangono, finora non se ne sono visti, e io non lo so, spero che l'autore voglia probabilmente puntare su qualcos'altro verso la fine, ma mi sembra abbastanza difficile. Poi per il resto la serie funziona anche abbastanza bene, ma se solo ci fossero dei personaggi un tantinello più interessanti, secondo me la serie avrebbe anche potuto, nel corso della sua storia, fare qualcosa di più, ma così non è stato. Otokozaka volume 3, unico acquisto per J-Pop. Per molto tempo questo è stato il finale, diciamo, di serie, visto che il manga è stato ripreso dopo tanti tanti anni dall'autore, e adesso è tipo al quinto volume, quindi effettivamente non ne sono usciti molti, però c'è veramente un grande distacco tra il terzo e il quarto. E che dire, è l'unico motivo per cui continuo questa serie, cioè sono curioso di vedere come l'autore ha ripreso il proprio manga dopo così tanto tempo, perché di fatto, per come è questa la serie, in un certo senso si spiega benissimo il perché non si è andata avanti all'epoca, perché effettivamente è immondizia degli anni 80. Tutto qua, andiamo avanti. Due come noi, unico acquisto per Goen, volume 13. Finalmente esce Due come noi, ma devo essere sincero che io non me l'aspettavo, non ci credevo più. Invece Goen fa uscire questo manga che io davo per spacciato, effettivamente, perché tanti volumi che sarebbero dovuti uscire, vendite probabilmente molto scarse, quindi non mi aspettavo che sarebbe proseguito. Invece sì, e devo dire che sono anche abbastanza contento, perché è una serie che tutto sommato non mi piace, è una serie di cui tutto sommato non apprezzo quasi niente, se non una cosa che fa veramente la differenza, ovvero la trasparenza di un manga che è veramente stupido, è ignorante, è proprio una serie, come dire, che c'è, cioè, con due protagonisti che sono veramente l'idiozia fatta a personaggi, e quindi io apprezzo questa trasparenza, tutto questa onestà proprio della serie, nel dire: guarda, non ho pretese su niente. Se ti affezioni ai personaggi, un po' alle loro vicende, bene, se no non importa. Questa onestà, in un certo senso, che l'autore ha nei confronti dei lettori, posso assicurarvi che non c'è in tante altre opere che cercano invece di essere serie. Insomma, apprezzo molto questa trasparenza di una serie che indubbiamente non ha proprio pretese. Unico acquisto per GP, I Am A Hero, volume 15, volume che mi è piaciuto molto. Gli ultimi volumi di I Am A Hero, devo dire, mi stanno coinvolgendo parecchio, malgrado in questo devo dire non ci siano rivelazioni o colpi di scena particolari, effettivamente non ce ne sono, ma già in precedenza avevamo assistito a momenti in cui di fatto non succedeva niente, però piacciono lo stesso, cioè anche l'autore, anche quando non va avanti nel raccontare la sua storia, almeno parla dei suoi personaggi, ed è una cosa secondo me molto apprezzabile. E quindi sempre consigliatissimo I Am A Hero. Se avete dubbi sull'iniziarlo o no, toglietevi questi dubbi, perché ne vale assolutamente la pena. Passiamo a Planet Manga, abbiamo Yawara volume 14, contentissimo per l'uscita di questo manga che anche in questo caso davo per morto, fermo da mesi e mesi. Planet Manga fa uscire così di soppiatto il 14° volume. Io ripeto, sono contento perché è una serie sempre divertente, sempre interessante, personaggi simpatici. Io la consiglio sempre, però rimane un mistero la cadenza con cui uscirà d'ora in poi questo manga. Sono abbastanza fiducioso che lo scopriremo nei prossimi anni. Nichi volume 14, ma va, volume 23. Nichi volume 23, un manga che, come sapranno molti di voi, io ho iniziato un pochino a detestare, più che altro perché veramente rispetto all'inizio non si sono intravisti sviluppi particolari. Io capisco che si voglia rimanere su una soglia di intrattenimento sotto lo zero, però un minimo di sviluppo tutto sommato sarebbe ben gradito, però come minimo questo volume, ecco, l'unica cosa che mi sento in dovere di dire in positiva è che come minimo questo volume non mi ha annoiato rispetto per esempio al 22,
era invece stato abbastanza noioso, e quindi beh, io continuo a sperare che prima o poi succederà qualcosa in questo manga. Se dovesse continuare così, rimarrà sempre la serie più leggera che seguirò. Ecco, la metto così giusto perché sapete che io non voglio interrompere una serie arrivata al 23esimo volume. Volume 12, ma anche 11, ora che ci penso, di Neon Genesis Evangelion, che mi sono piaciuti tantissimo, soprattutto l'11, devo dire, è ricchissimo di colpi di scena, è veramente una tensione continua questo manga e va a dei ritmi pazzeschi. Il volume 12, devo dire, è tutto relativamente più tranquillo, o comunque per alcune cose un pochino più prevedibili, però non lo so, cioè è un manga che veramente mi sconvolge sempre, una sorpresa continua, e io ci tengo sempre a soffermarmi sul fatto che io l'anime l'ho già visto più di una volta, ma la storia è talmente incredibile che si rimane senza parole ogni volta, è una cosa mostruosa. Heads volume 4 si conclude questa miniserie che tutto sommato posso definire abbastanza valida. Comunque, secondo me è stata una buona miniserie, abbastanza intensa, piuttosto interessante. A dire il vero, questo quarto volume è diviso per metà, perché la prima metà è la conclusione del manga, e il resto sono tutte opere minori dell'autore. Esatto, sono dei capitoli che l'autore ha scritto quando probabilmente non era ancora nessuno. Però sono sincero nel dire che il finale, insomma, era abbastanza prevedibile, tutto sommato, ma allo stesso tempo dico anche che difficilmente sarebbe potuta finire in maniera diversa, forse, però ecco. Poi per il resto è stata una bella serie, anche inaspettata, quindi consigliata. Inuyashiki volume 3. Come ribadito più volte, i primi due volumi per me erano stati veramente l'apoteosi, una cosa del genere io non l'avevo mai letta. Questo terzo volume, diciamo che si attesta su dei livelli normali, il che un po' mi dispiace perché siamo passati da cose pazzesche alla normalità. Insomma, ripeto, è stato un terzo volume che non lo so, ha poco di originale rispetto invece a cosa avevano presentato i primi due. Non mi ricordo chi tra di voi, qualcuno mi aveva detto che la serie effettivamente a un certo punto andava a calare, potrei anche sbagliarmi, però spero che non sia già al terzo volume perché mi dispiacerebbe. No, sostanzialmente è stato un volume meno d'impatto rispetto ai precedenti, ma io spero appunto sia solo questo volume qua. Blame volume 2, un'opera di cui io sto apprezzando veramente un fattore, che è quello dell'atmosfera e anche quello dell'ambientazione, degli scenari veramente interessanti, senza parlare del disegno che mi piace molto, è veramente suggestivo, potremmo definirlo così. Poi però per il resto c'è un piccolissimo problema, cioè che secondo me è un tantinello confusa la serie. Io non so se sia un problema mio, se sia una caratteristica magari dell'autore che preferisce narrare la storia in un certo modo, e penso sia questa, però non lo so, devo dire che a una prima letta l'ho trovata una serie un pochino, ripeto, non vorrei dire disordinata, perché secondo me non è così, diciamo pure un po' difficile da seguire. Diciamo che è una serie impegnativa e così siamo tutti d'accordo. Spero che comunque i prossimi volumi siano non più lineari, però un pochino più chiari, ecco, mettiamola così. Concludiamo con un manga che ho odiato un po' tutti, ma è la serie che nell'ultimo periodo mi sta prendendo di più, una storia a mio avviso fenomenale finora, sono usciti solo 3 volumi, e sto parlando di Gantz, di cui ho acquistato i volumi 2 e 3. Veramente non so che dire, è un manga che a me sta piacendo tantissimo ed è coinvolgente in una maniera assurda, ma è proprio la storia che mi piace, oltre che anche il modo di narrarla dell'autore, che è lodabile. Mi dispiace più che altro perché appena ho parlato bene del primo volume siete tutti venuti a dirmi che poi la serie va a calare, quindi non so neanche io bene come prenderla, cioè adesso mi sta piacendo tantissimo, però sapendo che poi inizia il declino, come dovrei prenderla la cosa? Cioè, perché, ripeto, a me sta piacendo in una maniera fuori dal normale proprio, cioè ci sono pochi manga che all'inizio mi prendono così tanto. Io spero solo che il tanto decantato declino non sarà così catastrofico come molti di voi mi hanno detto, ma staremo a vedere. Quindi, video acquisti si conclude qua.
Ti mando al prossimo video e aloha aloha!